abbiamo preso al volo i biglietti per andare a Tioman. La barca non è tanto piccola, ci vorrà un'oretta e mezza. Per evitare di prendere multe basta nascondersi un po'. Se ti nascondi dietro una colonna non è reato. Allora, ci siamo messi all'ultimi posti, come quando uno va in gita a scuola per fa casino, che si mette alla fine. Eccoci arrivati a Pulau Tioman, ci sono i pesci. L'acqua sembra abbastanza pulita. Prima di cercare l'hotel ci siamo fermati in un baretto on the beach. C'è un amico. Ciao Pimmo! Guarda che occhi! La ricerca dell'hotel si sta facendo più difficile del previsto. È tutto prenotato, abbiamo trovato solo una stanza, se può definirsi tale, al Mutiara Resort. La stanza d'hotel l'abbiamo trovata ed è praticamente una di queste qui dietro. Da prima la spiaggia ci sembrava un po' giallona, un po' così, invece poi devo dire che col senno di poi, già facendo due passi in acqua, ci sono pesci pagliaccio e tante altre cose. L'isola è ammantata di una foresta pluviale composta da palme da cocco e alberi di foresta pluviale. E in più ci sono queste rocce granitiche che fanno assomigliare molto questo scenario alle isole delle Seychelles. Domani con il sole vedremo meglio la qualità e la trasparenza dell'acqua. E in più ci sono le scimmie che vanno praticamente sui terrazzini di questi bungalow a cercare le cose da mangiare. Quindi non lasciate fuori le cose nelle buste, neanche l'immondizia, perché le scimmie poi aprono e buttano fuori tutto. Questa spiaggia c'è solo un negozio che vende la birra ed è questo alle mie spalle. Al proprietario non so che fine ha fatto e dovrebbe tornare verso le 7, quindi dobbiamo aspettare ancora un quarto d'ora per avere qualche birra. Guardate come mangiano le donne. Io avevo le mani. Io ho tutto. Io ho già finito i miei calamari. Molto buoni ma non tanto caldi, perché abbiamo dovuto aspettare che arrivasse il loro pesce. Buongiorno. Prima notte passata qui alla spiaggia di Selang. La notte è andata in maniera tranquilla, siamo riusciti a dormire anche con il condizionatore spento. Ci siamo fermati al primo posto che abbiamo trovato, perché fanno i pancake alla banana, al cioccolato e all'ananas. Banana in chocolate pancake. Nella zona sud della spiaggia di Selang scorre questo fiumiciattolo, soprannominato lo smerdacchio, popolato da varani di circa 2 metri. Eccone uno proprio sotto al ponticello pedonale, una bella bestia. Il posto per l'amaca l'abbiamo trovato, il sole è arrivato, non ci manca nient'altro. Andiamo a vedere i pesci, anche se non c'è il sole, però c'è la bassa marea, quindi forse possiamo arrivare ai coralli anche a piedi.
Ora vi farò fare un room tour. Ecco qui, stanza con armadio, frigorifero, due letti di cui uno extra bed messo per terra, letto matrimoniale, aria condizionata, terrazzino con sedie e tavolinetti, lì c'è il mare, vista palme. Vediamo ora il bagno, fantastica porta. Il nostro fornitore di birra preferito, che si chiama Beer Takeaway, era chiuso, quindi dobbiamo tornare indietro vicino al nostro resort e prendere le lattine. Beer time! Quanto? Primo piatto della serata, fried noodles with seafoods. Buoni. Allora, sono arrivati gamberoni con patata arrosto, altri gamberoni con patata arrosto, poi due pescioni con patata arrosto, con patate arrosto. Come potete vedere non è rimasto granché. Il nulla. Tutto molto buono. Conto totale 181 ringgit, che sono circa 36 euro, che diviso 4 fanno 9 euro a testa. Ci siamo stati. Vediamo i tipi di pane che vendono qui alla spiaggia di Salang. Del pane all'olio, poi ci sono il pane per fare tramezzini, il pane per i pesci e il pane gatto. Allora, la nostra crociera sui fiordi sta volgendo il termine, mortacci loro. Abbiamo preso il traghetto stamattina alle 5:30 e c'è l'aria condizionata tipo a 9 gradi, siamo con le coperte, sono matti. Abbiamo lasciato Tioman, siamo tornati a Mersing, ora dobbiamo cercare una macchina. Sono le 8 del mattino, abbiamo fatto 2:30 di barca. Dobbiamo cercare una macchina che ci porti a Kuala Besut per poi raggiungere Perhentian Kechil.